Buon salve gente, benvenuti allo story time del horny virus, delle mie corna virus, cornavirus. Comunque, perché le corna sono come un virus, una volta che pigi, raga, le prendi sempre. Cioè, io che sto a pigliare sempre, cioè proprio. Comunque vi presento la pulsantiera, avanti con si può, ogni corna c'è una testata. E questo è il regalo della mia ultima frequentazione. Probabilmente ho fatto anche l'amante e non lo sapevo. Comunque perdonatemi l'outfit e il trucco qua, non, assenti proprio, assenti ingiustificati. Comunque non niente, queste, quando un ragazzo ti dice non mettere le cose perché non voglio far sapere con scuse varie ed eventuali, già sta un'altra. E infatti probabilmente secondo me, ma poi raga, scusate, l'amante mi ha trattato un po' meglio, cioè le borse, regalo, così, non ho capito. Anzi, rimango qua. Vai, tradimento. Cosa c'è il tradimento? Allora, forse dal mio punto di vista è più facile farlo che subirlo. Nel senso che quando lo fai è come se trovassi una giustificazione del fatto che l'hai fatto. E invece quando lo subisci ti tormenta. Almeno personalmente. Perché quando ero più piccolina baciai un mio ex quando ero fidanzata. Quindi poi io dissi all'altro ragazzo, lui comunque, diciamo, dopo mi fece altre corna a lui, quindi ciaone. Invece a subirli, ce li ho subiti fino ad oggi, cioè perché praticamente il mio ex storico che mi ha lasciato per un'altra, a detta sua, non so se ancora. Questo qua che praticamente, sì, non sono pronta alla relazione, intanto già stavo con altri probabilmente, quindi. E lo sgamato, questo qui l'ho sgamato proprio di petto, cioè di faccia, vis-à-vis, e la cosa figa è stata quella di non mettergli le mani addosso, perché normalmente io sono il tipo che se vedo una roba del genere ti uccido. Quindi lasciamo bene. In questo caso invece con nonchalance mi sono passata davanti. Ciao, goditi la tua nuova già pretizia che ti tieni. Infatti, vatti a mangiare al ristorante, fai quel cazzo che ti pare, divertiti, scordati questa persona e vaffanculo. Io mi auguro tanto che possa ricevere questo trattamento anche lui. E paraponzi ponzi. Oh. Comunque, altre corna l'ha avuta nel 2014. Sia di altre frequentazioni dove dicevano no, frequento solo te, poi non era vero. E infatti lì ebbe una questione tipo con una che avevo sgamato con un tizio che uscivo. E poi invece un altro mio ragazzo che ero fidanzata, questo comunque di punto in bianco, cioè comincia a cambiare, poi sgamo che sta con una milfona, cioè dico Dio santo, cioè quindi ho avuto corna con bambine, con milfone, con di tutto, anche con uomini, perché dei ragazzi che magari io non sapevo ed erano gay, quindi pure con uomini. Quindi bello.